Vedete ragazzi, ci deve essere un difetto di comunicazione, no, da parte del Lecce, perché a me sembra che quelli che poi vengono a Lecce, bussano alla porta del Lecce per chiedere i giocatori, per chiedere i nostri calciatori, secondo me non vengono con le idee molto chiare. Adesso ci arriviamo, ovviamente sto parlando di Gallo. E siccome abbiamo parlato della Roma fino a qualche giorno fa, fino a una settimana fa, no? Poi si sono perse le tracce della Roma, ma meno male. Poi adesso è arrivato il Torino, il Torino. Allora, no? È uscito su tutti i giornali, è uscito su, ne hanno parlato su Sport Italia, proprio mezz'ora ne hanno parlato su Sport Italia, della questione Roma-Lecce con Gallo, no? Con Gallo, diciamo, oggetto della trattativa. La Roma voleva Gallo all'epoca, il Lecce ha detto vuoi Gallo 10 milioni e la Roma ha continuato con i suoi 4 milioni. Basta, cioè il Lecce ha sempre detto no e la questione si è interrotta perché ovviamente il Lecce non cioè, gli ha detto, guarda, è inutile che vieni qua con i 4 milioni, con questa storia dei 4 milioni, perché a 4 milioni Gallo noi non te lo diamo. È da premettere che sono uscite le tabelle proprio della Lega Serie A. Eh? Gallo è il miglior terzino dell'anno scorso come numeri, non lo dico io, lo dicono i numeri che sono usciti, cioè che hanno fatto uscire dalla Lega di Serie A, come assist, come metri percorsi, come tutto. Gallo è il migliore. Comunque, una volta messa a tacere, diciamo, la storia con la Roma, ecco che arriva un'altra squadra di Serie A. Ecco che arriva un'altra squadra di Serie A che è, diciamo, spinta dal suo allenatore. Anche la Roma, era un qualcosa chiesto, cioè Gallo voleva, era stato chiesto proprio da De Rossi, spinto da Giacomo Mazzi, che è il suocero. E invece arriva questa nuova squadra spinta dal proprio allenatore Vanoli, un bel allenatore, questo qua. E non lo dico da adesso, lo dico da quando cominciò a Venezia. Adesso è l'allenatore del Torino e proprio su sua precisa richiesta il Torino ci chiede Gallo, Gallo. Allora, vi ho fatto tutto, no? L'antefatto della Roma. Dico, ne hanno parlato su Sport Italia, sui giornali. Si sa che il Lecce abbia rifiutato tutte le offerte della Roma, anche se sono tutte uguali, tutte di 4 milioni, proprio perché vuole 10 milioni. 10, 10, 10. Torino, se stai guardando il mio video, 10 milioni. Allora, arriva il Torino e fa questa proposta qua al Lecce. Una proposta che va dai 4 ai 5 milioni di euro. No, vabbè, ma io capisco che Corvino molte volte parli in dialetto leccese, no? Però non penso che, a voi, che con voi parli in dialetto leccese. Corvino parla in dialetto quando fa una conferenza stampa a Lecce, ma con voi non penso che parli in dialetto e voi non capite. Cioè, o fate i finti scemi davvero, o siete davvero scemi, dovete farci capire come stanno le cose. Gallo da Lecce per meno di 10 milioni. Magari ci può stare 9 milioni e una percentuale sulla futura rivendita. Ok, ma è inutile che venite a perdere tempo. Cioè, 4 milioni, 5 milioni, Gallo, non ve lo diamo. Non ve lo diamo, non ve lo diamo. Come possiamo fare, ragazzi? Come possiamo fare a farglielo capire? Come possiamo fare? Devo mettere, non lo so, ditemi voi. Io, cioè, questi, boh, magari dopodomani arriverà un'altra squadra che ci chiederà Gallo a 4 milioni, a 5 milioni. Cioè, non capiscono, non capiscono. Speriamo che sia l'ultima squadra. Gallo costa 10 milioni, 10 milioni. Chi prende Gallo fa un affare e costa 10 milioni. Siccome in Italia soldi non ce ne sono, solo il Lecce c'ha i soldi in Italia. Il Lecce e due o tre squadre altre squadre non ne hanno soldi, non ne hanno. E 15 squadre in Serie A soldi non ne hanno. Poi, per esempio, c'è la sedicesima che è il Milan, che i soldi ce li ha, ma è tirchia, non li spenderà mai. Quindi siamo in tre, in quattro che abbiamo i soldi. Se vogliamo comprare, siamo gli unici che possiamo comprare. Voi i soldi non ne avete.
Quindi lasciate stare Lecce, rivolgetevi da altre parti. Questione Nzola, questione Nzola. Allora, il Lecce avrebbe potuto vendere Pongracic all'Inter su richiesta proprio di Inzaghi. E Inzaghi voleva Pongracic, per lui era un difensore affidabilissimo, cioè per lui Pongracic era un difensore affidabilissimo e aveva proprio fatto questa richiesta alla sua società. E la sua società, a quanto sembra, dalle notizie che stanno uscendo adesso, si era pure mossa per andare per cercare di trattare Pongracic con Lecce. Il Lecce invece ha dato la priorità alla Fiorentina per, a quanto tutte le voci che stanno uscendo adesso, per Nzola. Quindi ritorna forte il nome di Nzola a Lecce. Io, sapete ragazzi, Nzola non mi fa impazzire. Non mi fa impazzire, però poi penso due cose. Prima di tutto, Zola è da boa, no? Quindi, diciamo, con un Kristovic che ti gira intorno, magari Zola può anche, come devo dire, giocare meglio di come ha giocato l'anno scorso. Cioè, ricordiamoci che Kristovic è uno che corre, scappa, e al contrario di Zola, diciamo, Kristovic ti fa molti chilometri in una partita. Nzola è più una boa, però magari proprio quello Nzola può far giocare meglio ancora Kristovic e Kristovic può far giocare meglio, non lo so ragazzi, ci sono delle dinamiche che io poi non capisco, però se la seconda cosa, no, che è proprio questa, che è Gotti che vuole Nzola, quindi se Gotti si ritrova Kristovic in campo, in rosa, significa che lui un'idea ce l'ha, quindi per me se Gotti vuole Nzola, prendiamo Nzola, e io sono il primo tifoso di Nzola. Ripeto, a me non fa impazzire, non ha mai fatto impazzire, però se lo vuole Gotti, io sono il primo tifoso di Nzola, quindi di certo non ci mettiamo a criticare Nzola. E quindi si parla di la Fiorentina vorrebbe 10 milioni, però con il Lecce, proprio per il fattore Pongracic, potremmo chiudere a 8 milioni, con un prestito con diritto di riscatto a 8 milioni. Va bene, se lo vuole Gotti, ripeto, per me va benissimo. Ultima cosa veloce, due cose veloci. Siamo quasi a 20.000 abbonamenti, ragazzi. 20.000, e manca un mese all'inizio del campionato. E stiamo a 20.000 abbonamenti. Il record dell'anno scorso verrà stracciato. Io penso che già entro il fine settimana sarà stato superato il record dei 21.008 dell'anno scorso. E quindi tanta roba, sono davvero contento. Vedere il via del mare ed essere sicuro che ogni partita in casa si comincia da una base di 25.000 persone è tanta roba, ragazzi, è tanta roba. Ricordatevi l'anno scorso con 21.008, perché mi hanno premiato anche quegli 8 dispari, con 21.008 abbonamenti lo stadio era pieno sempre. Immaginate se partiamo da 25.000 di base, più quelli che compreranno il biglietto, tanta roba. Ragazzi, ritorna pure Banda, finalmente Banda, ed era ora, si allena con il gruppo, quindi possiamo considerarlo ristabilito. E ragazzi, io vedo molto pessimismo a Lecce, io non sono pessimista, io, sapete la mia fiducia nella società, non sono pessimista perché ho visto Gaspar, ho visto prima di tutto, ho visto il portiere di riserva che ci abbiamo oggi, e ho visto tante cose che mi lasciano, a me lasciano contento. Ancora devono arrivare giocatori, devono arrivare calciatori, che Corvino si sta prendendo il tempo necessario per non sbagliare, quindi siamo calmi che questo Lecce ci darà soddisfazioni.